Quante chitarre sai, Luca? Ah, ne ho una ventina. Vedere una Fender che è come la Bionde la Mole. È una Fender Custom Shop, quindi di quelle, insomma, di quelle di qualità, di quelle che costano di più. E come vedete è molto diversa rispetto alla Les Paul, un po' perché ha le due spalle mancanti, che la rendono un po' più comodo, rendono un po' più comodo l'accesso agli ultimi tasti. E poi ha tre pick-up singoli, single coil, mentre la Gibson aveva degli humbuckers. Forse sarebbe meglio dargli un po' più di... un po' troppo. Poi vieni vicino col forcone. No, infatti, ma... Praticamente questo è il volume. Più il volume si alza e più... Più il volume si alza, più la chitarra si impalla per bene. Più si abbassa, più la chitarra diventa... Questo è il selettore, quello che prima nella Gibson era qui, ha solo tre posizioni perché negli anni 60 i selettori erano solo a tre posizioni. Poi invece la Fender ti dà anche il selettore a 5 che permette di far funzionare anche questi due pickup insieme e questi due pickup insieme, quindi ti dà modo di avere tre posizioni più due. Invece negli anni 60, infatti le Custom Shop replicano esattamente, questo marchio qua, replicano esattamente le caratteristiche degli strumenti di una volta, diciamo, questo è del 1960 la replica, e nel 60 i selettori erano tutti a tre posizioni, non cinque, e quindi anche questo ne ha tre. Io non l'ho mai cambiato perché la voglio tenere così com'è. Diciamo che la Fender è una delle chitarre, insieme alla Gibson, più utilizzate in tutti i dischi, dagli anni 40 in poi, per dire. Una chitarra a 6 corde elettrica, ma Certo. non c'è stata un'evoluzione o meno più corde, Luca? Ah, sì, certo. L'evoluzione, diciamo che l'hanno portata, diciamo, le nuove generazioni di chitarristi, perché ormai è già da parecchi anni che ci sono chitarre a 7 corde e anche a 8 corde. Che note ci sono in più? Sono praticamente corde aggiunte al basso, quindi In... ci sono le 7 corde e hanno un si dopo il mi, capito? Quindi un si più basso. Che permette di avere un suono molto più grosso, più duro, più E gli metal. accordi come sono? Gli accordi sono sempre uguali. Con questo abbiamo fatto i primi provini, più o meno. Infatti me la ricordo questa. Questa qui te la sei fatta fare. Questa me la sono fatta costruire su un mio progetto da un liutaio molto bravo che si chiama Galeazzo Frudua, un liutaio romagnolo. E la feci costruire nel 91 e mi costò 3 milioni di vecchie lire, che non era poco. Però diciamo che era proprio come la volevo all'epoca, cioè con Cioè, te la sei disegnata proprio te questa chitarra? gli ho chiesto un corpo Fender però più piccolo, come potete vedere leggermente più piccolo perché fosse più confortevole. Poi ho voluto il ponte Floyd Rose Com'era la e prima chitarra che abbiamo visto le con... meccaniche Schaller, che erano le migliori all'epoca, sono fra le migliori anche adesso. Ho voluto la tastiera in ebano, ho voluto il legno Birdseye, cioè occhio di pernice, che è uno dei legni più pregiati in assoluto, e poi volevo un colore tipo cherry sunburst, cioè ciliegia bruciata, e poi volevo i tre pick-up, i tre microfoni attivi, cioè che hanno già un circuito di preamplificazione qui all'interno, che quindi aumentano, diciamo, la potenza. Poi volevo una sorta di split qui per rendere il suono, anche se più da single coil, più adatto per il funky, diciamo. E quindi mi sono fatto fare una chitarra Quanto con ci è tutte queste voluto di caratteristiche. Ed è, tempo? diciamo, su un modello di uno dei miei chitarristi preferiti, che si chiama Steve Lukather, Ah. che è il chitarrista dei Toto, il quale all'epoca aveva una chitarra che si chiamava Valley Arts, che era molto simile come concezione a questa.
Quanto tempo ci è voluto a fare una... Il cogliutaio ci mise 3 mesi e mi disse: non accetto pagamenti rateali, tu hai 3 mesi per trovare 3 milioni, mi disse. Quando arrivano i 3 milioni io ti do la chitarra, non è che tu me ne dai uno poi dopo tu. Quando hai 3 milioni io ti do la chitarra. Mamma mia. E dopo 3 mesi gli diedi 3 milioni di vecchie lire.